Buonasera cari video spettatori e ben trovati in questa nuova diretta qui su Twitch. Un saluto anche a chi sta guardando questo video in differita su YouTube. Invito loro come sempre a seguirci anche sul canale Twitch, perché siamo in diretta anche per Empire in Puzzle tutti i giorni, ragazzi. Dalle ore 18 siamo qui su Twitch, quindi venite a trovarci e più siamo meglio è. Poi vi ricordo come sempre che abbiamo un canale Telegram, eccolo qui, dove potete trovare tutto quello che c'è da sapere su Empire in Puzzle, sulle novità, su quello che succede, su quello che facciamo in diretta. Quindi ragazzi, Empire in Puzzle, Ita, Enciclopedia Secondo Antioch, seguiteci anche qui, così non vi perdete nulla. Come state ragazzi, come state? Tutto bene a voi? A me no, una merda, come al solito, perché va sempre una merda, non può non andare una merda. Sì, no, lo stesso baule, anche se tu non ci credi c'è poco da fare, non l'ho aperto. Stavo facendo i viola della seconda stagione, che andiamo a cercare dove aprire velocemente i bauli. Sono nella 5.8, che già mi ero dimenticato per la cronaca, e ce ne facciamo anche un altro, vai. E addirittura un dromedario un draghetto. Che ti succede? Tante cose, lasciamo stare, che è meglio. Eccola, vai, mai che ti vada, non dico la grandissima, almeno non a me. No, è impossibile, Fudo, è impossibile, va sempre una merda. No, voglio aprirla velocemente, Pimpi, per questo vado a fare questa, che ci sono più viola possibili, solo per quello. Mi interessava, le reclute mi interessano poco, non c'ho nessuno da alzare, manco 3 stelle e 4 stelle, quindi va bene qualunque cosa, guarda. Va bene, anche normale, va. Faccio la seconda stagione solo perché dà il 50% di bottino in più. Solo per quello. Pimpi, niente pallina verde, neppure oggi con le chiamate speciali. Che era la pallina verde? Ah, la pallina verde, la cosa. L'Eterea, giusto? Che oggi tanta roba, ragazzi. Oggi, come tutti i lunedì, c'è sempre un casino di roba. Ora le vediamo con calma. Tra l'altro non ho ritirato nemmeno il regalo, mi sa, dal coso. Se non erro, le 25 monete. Vabbè, ora vediamo tutto. Che te ne fai delle terre e devi maxare gli eroi? Allora ragazzi, oggi che cosa è iniziato? È iniziato come prima cosa il scosso di Atlantide, come vi ho scritto ieri sul canale. Vi invito per l'ennesima volta a seguire questo canale, perché comunque in anticipo più o meno vi dico quasi sempre tutte le cose. Quelle che non dico in diretta comunque le scrivo sul canale, o viceversa. È iniziato Atlantide, come al solito vi straconsiglio di utilizzare tutte le vostre boccette che avete, quanto più possibile ovviamente, se riuscite ad utilizzarle, perché in Atlantide è l'unico ancora che è rimasto evento in cui gli stadi non solo danno i soliti draghetti, le solite cose, bla bla bla, che i draghetti danno solo monete e quindi di conseguenza solo chiamate, non come gli altri eventi. Ma la cosa fondamentale è che ogni stadio di Atlantide, durante la riscossa di Atlantide, oltre al fatto di costare di meno come energie, vi dà il 50% in più del bottino normale. Ed è l'unico evento che lo fa ancora, per il momento. Quindi approfittatene quanto più potete. Fate quante più volte gli stadi possibili immaginabili. Utilizzate i biglietti nel caso in cui ne abbiate e li volete utilizzare, senza nessun ritegno alcuno. Qua potete trovare, a parte le varie informazioni di che cosa è l'evento, le solite cose per chi ancora ha iniziato da poco a giocare, quindi non so ancora che cosa sono queste cose.
troviamo i migliori stati per farmare, ossia per trovare risorse nella mappa. Qua, come vedete, me lo salvo e ve lo faccio vedere meglio, va? Se ci cliccate sopra vi troverete questa cosa qui e vi dice praticamente dove poter trovare le cose migliori, prima stagione e seconda stagione normale, ma anche durante la riscossa di Atlantide nella seconda stagione, come per esempio dove si trovano più reclute, si trovano nella 15.9 o in alternativa normale, la N sta per normale e la D sta per difficile, oppure nella 6.9, la differenza è minima, è minima, come reclute ricevute in base alle energie fatte, che questo numeretto sotto praticamente sta ad indicare, che non si legge bene ovviamente, sta ad indicare quante reclute si ricevono per ogni energia consumata, e lo stesso per tutti gli altri. Quindi troverete 7,58 reclute per ogni energia consumata e 7,56 nella 6.9 normale per ogni energia consumata, quindi la differenza è minima. Chi riesce a fare la 15.9 in automatico è meglio, altrimenti si fa la 6.9, tanto cambia relativamente poco. E lo stesso vale per tutti i materiali: se non avete bisogno di reclute ma avete bisogno di materiali specifici, ragazzi, sono scritti tutti quanti qua. Quando c'è scritto solo provincia è perché in quella provincia qualunque stadio ha le stesse probabilità di uscita. Ovviamente queste sono probabilità di uscita, o meglio, c'è gente che si è messa lì a provare e riprovare all'infinito tutti gli stati, perché un tempo si aveva voglia di fare questo, ora non si ha voglia né tempo per fare queste cose, e fino alla terza stagione alla fine è stato fatto così. Quindi qua sono state tante volte provate quel determinato stadio per tante persone, ed è uscito questa sorta di schema non ufficiale ma molto molto realistico sulle cose che si vanno a trovare. Poi ovviamente vi ripeto che sono sempre casuali gli oggetti che escono, hanno sempre una percentuale di uscita, quindi non la sicurezza matematica, però se si fa sempre quello stadio, prima o poi usciranno tutte queste cose belle qua, che sono scritte qua. Ovviamente oltre a questa cosa c'è sempre lo schema, vi linko sempre quasi sempre lo schema, perché nello schema potete, non so se capita come me che avete un baule da aprire o avete bisogno di buttare giù determinati eroi di un determinato colore, lo potete comunque sfruttare. Poi oltre a questo ovviamente ci sono tutte le cose strambe, tipo c'è una guida anche dettagliata, perché ai tempi nella stagione 2 si facevano ste cose precisa al millimetro. Non so se si può dire millimetro, preciso dove farmare, è in inglese la guida, quindi non è per tutti ok, ma è facilmente capibile. Poi abbiamo anche dove sbloccare gli avatar, perché sapete che ci sono delle missioni da fare. Avrà finito qua, ok, 5 monete, bravo. Ancora non l'abbiamo aperto. Sapete che ci sono le missioni che danno degli avatar. Sarebbero l'immagine che potete mettere nel vostro profilo. Nella seconda stagione io sono arrivato a questo, ancora non ho aperto questo. E qua ci stanno tutti gli stadi dove trovare gli eroi per sbloccare quel determinato avatar. Visto che io sono a questo, per esempio, se vado a fare la 10.1, la 10.7, la 14.3, la 14.7, la 15.7, la 16.6, la 17.8, mi ritroverò i boss da uccidere, da sconfiggere, per poter avere quel determinato avatar. Ovviamente quelli colorati più marcati sono quelli che ce ne sono di più, o come in questo caso sono quelli che sono più avatar insieme, quindi trovate sia uno che l'altro. Per esempio nel 10.1 potete trovare sia la volpe che questo, però ovviamente è da un attimo da verificare se entrambe le missioni ce le avete aperte oppure no. Come per esempio nel mio caso c'ho questo e la volpe, quindi posso fare quelli per fare questi, onestamente. Se vi interessano gli avatar potete vederli qua tranquillamente. Un attimo che voglio rimettere a fare la 5.8.
5.8 di nuovo, vai, che dovremmo aprirla adesso, spero. Poi, ovviamente, il mio parere sugli eroi sta qui, ma ora ne riparleremo a breve, in 10 minuti iniziamo a parlare degli eroi 3 stelle e 4 stelle, perché questa sera parleremo dei 3 stelle e 4 stelle di Atlantide, tutti, di nuovo da capo, perché cambiano relativamente in base all'uscita anche di altri eroi, ogni tanto li dobbiamo rivedere, ora è parecchio tempo che comunque non li rivediamo tutti, quindi ci facciamo questa sera i 3 e 4 stelle. Domani sera, se non succede nulla di grave, non dovrei per fortuna andare da nessuna parte nemmeno domani, ci guardiamo tutti i 5 stelle pure domani, ok? Così facciamo una revisione, un'analisi, una reanalisi completa di tutti gli eroi, anche della seconda stagione dopo aver fatto la quarta, quindi ci mancherebbe ancora la terza e soprattutto ci mancherà la prima stagione. Però la prima stagione voglio un attimo aspettare che ci siano almeno tutti i costumi 5 stelle, che manca veramente poco, ne mancheranno uno o due eroi al massimo, e soprattutto che inseriscano molti più eroi 4 stelle, visto che ne hanno inseriti relativamente pochi rispetto a quelli che ci sono. No, domani dovrei essere in orario per fortuna, quindi non ci dovrebbero essere problemi alle 18. Poi vabbè, è stato un caso che abbia fatto questi 10 minuti di ritardo. In realtà di solito sono 10 minuti già inizio prima, quindi. Poi ovviamente nella chiamata vi anticipo quasi sempre gli eroi che possono uscire, grazie all'oracolo che ci parla ogni tanto e ci dice gli eroi che dovrebbero essere messi in evidenza, e a sto giro ci stanno Russell e Celidana, due vecchi eroi del mese, e ci stanno Missandra e Mokkar. Niente di nuovo, perché sono stati inseriti quasi tutti i costumi della seconda stagione, se non erro sono 3 o 4 eroi 3 stelle che ancora non c'è il costume, per il resto stanno tutti i costumi, quindi penso che non vedremo molto di nuovo nella seconda stagione. Almeno per il momento, ovviamente non metteranno mai i costumi a Teti e Oceanus, almeno a stretto giro, perché sono eroi inseriti nuovi, quindi non metteranno assolutamente il costume, anche perché sennò sarebbero troppo esagerati. E poi, come al solito, insieme ad Atlantide c'è, ormai è sempre in contemporanea, c'è la chiamata delle Tere, che ora andremo a vedere appena finisce la mappa. Ce la vediamo. E 150 su 150. Che dite, lo apriamo? Che dite, lo apriamo? Ah, a proposito della chiamata delle Tere, abbiamo 5 e 5 per un totale di 10. Che matematica. Cristalli delle Tere gratuiti in questa schermata, ok? Poi altre etere gratuite le avete anche dentro il che ora non ho più. Ce li davano 50, o mi sto confondendo? Ci davano altre 50 anche nelle mail, giusto? Ho visti a volo stamattina, l'ho presa al volo, mi sa. Anche perché io stavo a 0 e ora non posso fare ancora la chiamata. Sono a 50 se non mi sbaglio. Dove stanno? Sono a 70 se non mi sbaglio. Eccoli qua, 70. Perché sono 10 ne avevo. Ecco. 50 nella cosa e 10 nell'altro lato. Quindi altri 60 come ogni volta ce le regalano. Io ovviamente, questa è la chiamata delle Tere sbloccate. Io vi consiglio sempre e solo di fare la chiamata per 10. Perché in questo caso si risparmiano 10 etere. Alla fine ce le danno sempre. Non cambia nulla, né come percentuale, né come, quindi non c'è tutta sta fretta di fare queste chiamate, almeno si risparmia una chiamata ogni volta. Io vi consiglio assolutamente di fare solo la per 10, solo la per 10. Ed infatti sono a 70 e non le farò le chiamate a sto giro, aspetterò la prossima volta. Questi sono le eroi di Atlantide che vi dicevo prima, quindi le due chiamate stanno qui, niente di più, niente di meno. Un'altra cosa che c'è stata oggi, come tutti i lunedì, ragazzi, nel loro sito Empire, cioè non ce l'ho qua, eccolo qua,
Empire and Puzzle .com e vi consiglio di fare slash it per trovare la versione in italiano. Come tutti i lunedì c'è l'offerta, a parte le miliardi di offerte che sono uscite, che escono sempre, alcune sono convenienti, altre no, ma onestamente vi sconsiglio assolutamente di consumarci soldi qua sopra. Non tanto perché non convengono, proprio in generale nel gioco. Comunque, ritira regalo, come al solito, a sto giro, a sta settimana ci regalano 25 monete delle dune. Quindi ragazzi, basta fare connetti, vi aprirà un momento il gioco, uscirà il vostro nick qua sopra, fate il ritira regalo e ve li ritroverete dentro al gioco, 25 monete delle dune. Come tutti i lunedì, ragazzi. Come tutti i lunedì. Vi ricordo che se avete problemi a ritirare i premi, dovete mettere il vostro browser, che è Chrome, che sia Chrome, che sia Opera, che sia qualunque altro utilizzate, come browser predefinito, principale, altrimenti vi dà dei problemi e non riuscite a farlo, però ormai penso che tutti riescano, altrimenti è passato un bel po' di tempo, o hanno rinunciato del tutto, o tutto va come deve andare. Un'altra cosa che ho notato, è giusto per farvi fare due risate, perché cioè, secondo me è solo da ridere una cosa del genere, però la solita informazione sull'evento, che basta fare altre info, vi rimanda al loro sito praticamente, ve lo traduco anche in italiano, vai, giusto perché siamo giusti, specialmente non è possibile tradurre, ah, ecco, ci ho ripensato, siamo buoni e gentili. Ci fanno vedere ogni tanto quali sono gli eroi praticamente più utilizzati in un determinato evento. A sto giro cosa ci fanno vedere? Ci fanno vedere gli eroi viola utilizzati, più utilizzati negli ultimi 28 giorni, nei contro o meglio, i titani gialli 13 e 14 stelle. Ovviamente, Goretut, Domizia col secondo costume, attenzione, Karnov, Nyx e Aramis. Ad averli questi sarebbe tutto più semplice, ma in realtà non so come facciano ad essere quelli più utilizzati quando la maggior parte dei player non li ha questi eroi. Però va bene. Va bene. Ci fanno vedere cose scontate, che va bene così, giusto per divertimento. E addirittura si è chiuso. Allora ragazzi, come siete messi ad Atlantide? Quante boccette ho utilizzato ad Atlantide? Quante ne avete ancora da utilizzare? Quindi quante ne avete utilizzate, quante ne avete ancora da utilizzare, quante ne volete utilizzare? Io ancora non sono dato nessuna boccetta, mi sono fatto anche le imprese perché non le avevo ancora fatte, quindi ho consumato relativamente poco in Atlantide, e nonostante questo c'ho reclute che non so cosa farmene, le buttiamo tutte qua dentro in un momento e poi vediamo. Ciao Tris, buonasera, alla buon'ora Tris, alla buon'ora, alla buon'ora. Credo di averne usate tre, solo tre, strano. Io ho ancora qualche biglietto, tra l'altro, ma non mi va di utilizzarli. All'ultimo li utilizzo nel caso. Dove stanno i biglietti? I biglietti? Dove me li fa vedere? In generale, forse? Ah, eccoli, 24. Ne avevo 16, ora no, 13. Sto farmando mentre ti ascolto. Bravo, Fudo, bravo. Sono apparsi prima, ma eri di sai, sì, perché ho visto le monete, pensavo che non ci fossero qua dentro. In realtà stanno proprio qua dentro, stanno le monete. Ne ho, però non so, le utilizzerò alla fine come al solito. Vediamo. Anche perché, cioè, anche farmare ora come ora, io non ho eroe da alzare, cioè non ho nessuno da alzare. L'unica cosa, devo iniziare tipo a spezzare qualcuno, però vorrei fare prima le chiamate e poi iniziare a spezzare qualcuno, ma
Non ho nessuna fretta di eroi e quant'altro, onestamente. Sto alzando Raffaele per sport. Quando ho troppi eroi, li do a lui e basta. Praticamente, non ho eroi. Non ho eroi. Ma tu calcola che ho fatto una miriade di chiamate la quinta stagione, non è che ne ho fatto uno o due. Quasi tutte le chiamate, tutte le monete le ho sempre consumate lì, monete anche gemme. Ma ho finito gli eroi. Ho 15 chiamate ancora da fare. Mi potrebbe dare qualche eroe decente, ma siamo sempre che non ho eroi. Anche se me ne desse uno decente, non mi cambia nulla. E su 15 uno decente sarebbe già un miracolo. Sì, ma ne ho fatte già tante nella quinta. Quindi non è, mi mancano i 5 stelle della quinta, ma è quasi impossibile averne. Ho pescato solo ESET della quinta e avrò fatto una caterva di chiamate. L'ultimo anno l'avrò fatte solo ed esclusivamente nella quinta stagione, se non erro. E qualche altra chiamata fuori mano, ma le gemme le ho quasi utilizzate sempre lì. E le monete poi, perché l'ho finita subito, quasi immediatamente, la prima stagione facile almeno, e quindi ho fatto tutte le chiamate lì. Tra l'altro mi sa che tra queste 15 chiamate che ho, questi 1500 gettoni, la maggior parte provengono proprio dal fine della stagione, e altre tante ne ho nella chiave dei costumi. La chiave dei costumi sto aspettando, ma ripeto, anche se beccassi, che è difficile avere un 5 stelle decente dalla quinta stagione, non mi cambierebbe comunque nulla. Cioè non è che dici hai quell'eroe lo alzo, che ne so, in una settimana scarsa, per dire, e poi si punta a capo. Comunque voglio fare prima le chiamate, poi ragiono anche sullo spezzare, perché ormai è arrivato il momento di spezzare, perché non ho più nient'altro, quindi... Cioè, non c'ho manco più eroi 3 stelle e 4 stelle che dice, vabbè, vai a alzare qualche 3 stelle e 4 stelle. Ho doppioni. Ho Junaid, il doppione di Junaid. Mi sa, eccolo. Poi un altro 4 stelle che mi sono tenuto. Chi era? Ce n'era un altro. Questa, che non so, è il secondo Gulli. Questa non credo di alzarla, l'ho tenuto giusto perché è un eroe un po' particolare, la tengo ancora, ma dubito che la alzerò. È il secondo Gulli, ma è il secondo, quindi non mi serve a nulla. E qua niente, semplicemente 5 stelle 0, che possono essere utili alla causa. Potrei alzarmi, sì, Onatel, cambierebbe un cazzo. Potrei alzarmi qua nessuno. Dei blu, dei verdi, potrei alzarmi Silvaria, ma cambierebbe nulla. Il secondo Camaleonte non credo, penso che lo daranno allo scambio, probabilmente. Potrei alzarmi la seconda Zimi, però ho preferito alzare prima Guardiana e quindi l'ho tenuto così. Poi c'è Lady Loki, Ruben e Margiana senza costume, che non mi servono un cazzo, e quindi rimarranno lì, basta. Fra 5 monete arrivo a 100 e faccio la chiamata durante la live, che porta bene. Eh sì, ma non sai, cioè anche Nano Volante fa così, quindi un po' così. E lui esce tutto. Come cosa mi cambierebbe? Che domanda è? Mi cambierebbe se mi esce un eroe che posso utilizzare molto più di un eroe normale. Che ne so, se mi uscisse un Aramis, per dire. Giusto per fare un esempio. Allora sì, là che mi va a cambiare un bel po'. L'idea di gioco in attacco, sia l'idea di gioco in difesa, ma stiamo parlando di eroi che non mi usciranno praticamente mai. Anche se andassi a beccare, per esempio, un eroe della quinta stagione super mega galattico, mi potrebbe cambiare, ma non è che mi sconvolge la vita. Io, per esempio, mi sto forzando ad utilizzare ESET, che nella mia squadra mono attualmente cambia relativamente poco. È quell'eroe che dopo aver lanciato Mist, dopo aver lanciato Falen, uccide tutti quelli che rimangono in piedi, praticamente. Ma solo giusto per completare. Ma la blu la dovrei cambiare tutta. Sobek mi cambia, sì. Però Sobek poi è da vedere quando e dove lo vado ad utilizzare. Perché in difesa difficilmente toglierei Water Pipe al momento.
per Sobek. Certo, in alcune circostanze sicuramente mi migliora Sobek, però non mi fa fare, che ne so, il passo avanti che dicevo, oh, affanculo, si è migliorato un bel po'. Dovrei averne 2-3 di Sobek, per dire. Cioè, magari Sobek, magari, che ne so, un altro supereroe mega performante. Ne ho 2-3, allora sì, che mi cambia. Ma se ne ho uno solo, mi cambia nulla. Non so se sono chiaro. Certo, dice, beh, parti da uno, è già un qualcosa di più. Sì, ok, però... non è quello che mi sconvolge, non ho quel tipo di problema. Il problema è che attualmente affrontare squadre top mi viene molto molto difficile rispetto a quanto era prima. E non può cambiarmi niente inserendo un nuovo eroe. Ne servirebbero almeno 5-6 eroi, ma 5-6 eroi top parlo, non 5-6 eroi come Aeset, per dirti. Che anche se avessi 5-6 eroi del tipo Aeset non cambierebbe nulla, perché tanto vado a sostituire un eroe che sì, probabilmente è meno performante di una ipotetica Aeset, ma comunque cambierebbe nulla a cospetto di alcuni eroi che sono troppo forti da affrontare per me. Quello è il discorso, ed è per questo che onestamente mi cambia un cazzo fare o non fare le chiamate. Infatti inizia con uno, io sto aspettando un verde. Boh. Poi ti arriva il verde e inizierà a dire, ma comunque non è così migliore, tipo come fai con Ursena. Però non è tanto buono, perché comunque non fa questo, non fa quell'altro, e stai sempre punti a capo. Avremo sto baule, va? Via. Merda. 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 Boh, merda, 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 2 di 1, madonna, oh, questo ha cambiato tutto, questo ha cambiato tutto, era tutta merda. Un giorno le userò, se Tere Alfa. Quante ne abbiamo? 18, vabbè. Un giorno le userò. Ma io ti dico la verità, il materiale di ascensione a me non me ne frega un cazzo. Cioè, questo è abbastanza palese, se mi seguite, quindi lo sapete benissimo. Materiale di ascensione, l'ascensione a me non mi serve a nulla, comprese le terre alfa. Me ne frega assolutamente nulla. È buono perché comunque è una cosa rara da avere, quindi ci sta che ti è andata abbastanza di culo, che mi è andata abbastanza di culo. Però io se dovessi scegliere qualunque tipo di materiale di ascensione, darlo per avere delle chiamate in più, preferisco le chiamate in più. Qualunque essi siano. Cioè solo i blu sto messo veramente male, che ne posso alzare uno solo, ma questi sono i materiali di ascensione, cioè non me ne faccio nulla. È lo stesso, ripeto, per le terre è lo stesso discorso. Quindi io baratterei sempre le chiamate per il materiale di ascensione. Però alla fine è un qualcosa di molto vantaggioso averlo, quindi è andata di culo. Senza ombra di dubbio. Allora ragazzi, io mi farei prima un attimo al volo un ride, perché almeno apriamo pure l'altro baule. Non si sa mai, ci dice bene lo stesso modo. Che io già con questa vado già in difficoltà, se non ho subito le tessere. No, il torneo lo faccio poi dopo con calma, che lo deve fare tutti, capito? Cioè, per dire, ho fatto una mossa, ma sono partite 6 combo. Nonostante le 6 combo, comunque non ho un cazzo. E quella nel frattempo è partita. E sopravvive. Però mi è abbassato l'attacco. Giustamente non potevano non partire la passiva.
Cioè, guarda, quante combo, non fa una combo blu. Ma come cazzo è possibile? Che rottura di scatole, oh. Mo parte l'amica. E siamo a posto. Cioè, il bello è che subirò anche i danni, perché partono questi che hanno... Anzi, no, non subisco i danni, scusate, che me l'ha uccisi già. Ora funzionerà. O subisco danni. Ah, ok, me l'ha tolto prima, per fortuna. Sono già andati via tutti, praticamente. Questa mo la faccio caricare. Cioè, non esistono un cazzo. Mi devo ricaricare di nuovo. Sì, vabbò, va. Non si è arreso fin quando non l'ha fatta partire, oh. Magari muore? Asso fa. Non ce l'ha schivata quello, vero? Dovrebbero morire. Forse rimane solo lei. Infatti. Che carica con la prima speciale, quindi ora si ricarica lei. Interessa poco. Ok, è andata bene, dai. Ma sono dovuto uscire 1500 combo. Madonna. Ho fatto la chiamata a Namage. E ti è andato bene con Namage. Dai, poteva andarti pure peggio. Settimana scorsa ho pescato Jabbar, anche ancora non avevo. Che ci faccio? Mangia, mangia. Mangia, mangia. Mangia che fa bene. Merda. Allora, abbiamo un paio di chiamate però. Ce le facciamo. Laila. Eroe. E Laila, proprio Laila, oggi era il giorno di Laila. Allora, qua ci interessa poco, 194 su 204. Io direi che quasi, ah, oggi è iniziata ovviamente un'altra settimana di sentiero, quelli settimanali più che questo. Al sentiero del valore, voi dove siete arrivati? Del valore. Io ho preso, mi sa, ieri o stamattina proprio questo, quindi già sto a posto. Mentre invece il sentiero dei giganti ho preso l'Eterea stamattina, o ieri, con quelli di ieri. E le sfide settimanali, settimana scorsa fatte a pelo, fatte veramente a pelo, ma sto messo veramente male, cioè solo 27, che in realtà non è che mi interessa arrivare a più di 27. Forse queste 10 qua sono utili, ma manco tanto. Però vi dico una cosa. Praticamente vi faccio vedere lo screen più che altro, così almeno non sto dicendo baggianate, almeno sapete che non sto dicendo baggianate. C'è il baule finale del sentiero dei giganti, come potete leggere qua, sentiero dei giganti c'è scritto. Il baule ci dà questo.
che sicuramente non lo darà ogni baule, per carità. Però, secondo me, le percentuali non sono bassissime. Non sono bassissime. Sicuramente sono migliori rispetto al sentiero del valore. Questo dei giganti, c'è la possibilità di avere materiale di ascensione, per chi è interessato ovviamente. Lo dà. Non so se è quello a pagamento, ti dico la verità. Ma anche se fosse quello a pagamento, comunque sappiate che c'è un'alta probabilità di avere materiale di ascensione. Perché comunque era il primo baule aperto, quindi di conseguenza non è che ne abbiano aperti tantissimi. Sicuramente non è il 100%, scordatevelo. Sì, ma anche il primo mangia Fudo di Namage. No, è una cassa, è il baule quello là, non a pagamento, vi dico già. Non a pagamento. E oltre questo ho beccato anche 5 frammenti di Etere Alfa. Ciao Tony. Purtroppo sapete come funzionano queste cose, però c'è la possibilità di averlo, quindi... Ah, il baule di Tana, ok. Non pensavo che questo dicesse. È da verificare. Sì, questo qua è il baule non a pagamento, ragazzi, è quello gratuito. Però vi ripeto, non è che il 100% vi dà materiale d'ascensione. Il materiale d'ascensione sarà una percentuale comunque bassa, ma non tanto bassa come era negli altri bauli, praticamente. Questo è il discorso. Per uscire così facilmente. Poi magari è stato un colpo di culo veramente infinito, ma quello è un altro discorso. Però vedremo. Vedremo col tempo, perché mo non so chi è arrivato già a 30, chi non è arrivato. Io non ci sono manco vicino, non so nemmeno se ci arriverò a 30. Però nel caso in cui, fatemi sapere se l'avete aperto e se vi ha dato materiale di ascensione oppure no. Quando lo aprirete. Se lo aprirete. Ciao Vega, non mi ricordo se ti ho salutato, l'ho visto ma non mi ricordo se ti ho salutato, ma ti risaluto nel caso. Ciao Vega. Il baule del gigante, ho fatto il video, se volete lo posto. Beh, postalo, oppure dici che cosa ti ha dato, Tony. Eh no, ora abbiamo visto lo screen e ti crediamo, l'hai detto tu. Sì, aprite tutti il baule del sentiero dei giganti, perché vi dà sicuramente un materiale di ascensione. Fatelo, capitelo tutti. Se dovete spendere soldi, spendeteli pure pur di aprire quel baule, mi raccomando. Ovunque, postalo sul canale, ovunque, sotto qualunque, anche sotto questa diretta. Per questo primo giro ho fatto il pigro. Ma pure io, Vega, Cioè, io ho saltato veramente tante cose. Ma a me l'importante era arrivare qua, onestamente. Quindi una settimana prima, quindi è abbastanza tranquillo arrivare alla fine anche con questo sentiero, un po' come il sentiero del valore alla fine, che comunque mancano 6 giorni e già sono arrivato a dove volevo arrivare. Probabilmente questo lo finisco come al solito. Il gigante non lo so, perché sicuramente i punti sono molti di più rispetto all'altro, come perché ne dà di meno le sfide, quindi di conseguenza poi vedremo. Aspettiamolo, salvo. Questo è quello gratuito, Tony? Mi sembra ovvia come cosa. Ok, grazie per l'abbonamento, Tony. Per gli 8 mesi, grazie mille. Ci stanno sorte. Ragazzi, ma onestamente, per come sta girando questo gioco, io vi sconsiglio assolutamente di spendere. Io, per me,
ho deciso di non spendere proprio più in generale in questo gioco. Cambierò idea quando cambieranno il modo di concepire, ecco, questo gioco. Ora come ora è semplicemente un rubare il più possibile. Non ci sto a sto gioco. Facciamo i meme che è meglio. Allora, questo è il baule gratuito di Tony. Sì, ti è andata di una merda. Ti è andata una merda, ok. Ti è andata una merda. Rispetto a quello che abbiamo visto prima, è tutt'altra cosa. Va bene, Fudo, va bene? Ora sei più convinto di non arrivare al 30? Va che è meglio. No, vabbè, allora, io per me, per come la vedo io, i sentieri si possono fare con tutta tranquillità. Io ho saltato veramente tante imprese giornaliere del Sentiero dei Giganti. Non ho mai saltato un'impresa settimanale dei giganti, però. Quando riuscivo a fare, perché per fare quello dei giganti, come vi dissi la prima volta, è abbastanza semplice, cioè nel senso che bisogna fare tutti i ride che avete. Quindi fare appena svegli magari i 6 ride, poi aspettare che si ricaricano e fare gli altri 6, praticamente. Se ne possono fare anche di più, per carità. Però spesso e volentieri quei ride si perdono, perché comunque c'è bisogno di andare con squadre non al 100%, come capitano, squadre veramente sbilanciate, e quindi c'è il rischio comunque di perdere tanti ride. E questo non lo dovete proprio calcolare. Se volete fare le imprese, vanno fatte in quel modo. Niente di più, niente di meno. Però se dovete impegnarvi troppo per fare questo, onestamente, qualcuno che si salta, amen. Considerate che spesso e volentieri questi ride vengono considerati anche quelli del torneo ride. Quindi già una grossa mano ve la dà riuscire ad arrivare quasi alla fine del torneo ride. Quindi su quello non ci sono problemi. Purtroppo né la guerra dei tre regni né la guerra dell'alleanza nient'altro poi c'è con i ride, giusto? Non ve li danno. Non vengono considerati ride quelli, purtroppo. Mentre il torneo ride sì, e quindi di conseguenza avere... dover fare, perché poi alla fine è un dover fare il torneo ride, va a vostro vantaggio, sostanzialmente. Quindi, guardate, bella difesa. Madonna. Cioè, è impostata bene questa difesa, devo dire. Purtroppo, come sapete, i 5 stelle sono quelli che sono. Ma almeno so che questa difesa non regge, quindi. Ciao Umbe, buonasera. Sì, infatti oggi i ride sono andati bene, 5 su 5. Quello importante è l'attacco, lo sapete bene. Cioè, più riuscite ad andare avanti in attacco, meglio è. Sia come punteggio del torneo ride, sia poi come giocare. Perché alla fine, se riuscite ad andare avanti tutti i giorni, sono tanti ride in più che vi contano nel bowler ride e pure nel sentiero. Quindi è un enorme vantaggio fare questa cosa, ovviamente. Poi non vi nomino il sentiero del valore, perché ragazzi, per me il sentiero del valore è veramente facile da fare. Cioè, nel senso che giusto qualche impresa giornaliera che devi andare a fare appositamente, tipo per esempio questo, comprate gli stati della mappa difficoltà alta, io probabilmente non la farò proprio. Perché non me ne frega, a meno che non faccio quelle di Atlantide, ma Atlantide è alta, non è che mi interessa più di tanto, e quindi probabilmente la salterò. Ma anche perché, cioè, già sto a 29, quasi a 29, quindi frega un cavolo, onestamente, mancano ancora 6 giorni, frega poco. In più c'è ancora da finire questa e questa volendo, ma niente di che. Forse questa non riesco a finirla però. Mancano 6, no, ce la faccio giusto giusto. Mancano 6 giorni, 6 giorni sono... No, sono 12... 12, non ce la faccio questo. Sono 12 chiama, a meno che non escono tanti altri gettoni giornalieri, non ce la faccio arrivare a 30 questo. Ma non mi pesa. Non mi pesa. E beh, con un altro discorso, Fudo,
È normale che se uno sta andando avanti per finire Atlantide, si conviene fare quella, cioè nel senso che si trova a fare quella alta e quindi sbloccherà anche questo. Quindi non è un peso, però vi ripeto, per me basta fare la maggior parte sia del sentiero del valore, a quanto pare anche del sentiero dei giganti, conviene fare la maggior parte delle imprese. E si arriva comunque a piani alti. Non so se lo finirò, ripeto questo. Arrivare al 30, però sicuro questo ci arrivo. L'importante per me è arrivare alle Tere Alfa. Poi vabbè, questo pure è utile, ma fino a un certo punto non è che mi vado a sforzare per beccare questi 10 cristalli etere. Cioè, per carità è una chiamata in più, però niente di più, niente di meno. Ok, ragazzi. Diciamo che vogliamo un po' parlare di questi eroi. Anche che abbiamo aperto tutto, abbiamo fatto tutto, abbiamo messo tutto. Le energie stanno quasi a buon punto. Chiamate al momento non ne faccio. Perché io per me vi dico già, per come la vedo io, già ve l'avevo detto l'altra volta, la chiamata dell'Atlantide anche a sto giro la salterò. Perché di questi eroi che ci stanno non mi piace nessuno, ma manco per sbaglio. E quindi aspetterò comunque quando metteranno in evidenza eroi un pelo migliori rispetto a quello che poi tra l'altro, ragazzi, sapete che l'eroe in evidenza non è che è sicuro che vi esce, però ha più probabilità di uscire. No, non mi piace perché attacca uno solo. Quindi nel mio caso, anche avere Missandra col costume, che è comunque molto molto utile, ma alla fine risulta un cecchino. Cioè avere un eroe del genere, sì, ok, ti può dare quel determinato vantaggio, però io già lo vedo con per esempio Zhok che fa quello, oppure anche l'Epiota che alla fine è rapido e attacca uno solo. Certo c'è la probabilità del 42%, bla 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 bla, ma le probabilità sono quelle che sono. Però lo vedo già, per esempio, con l'Epiota, attaccare uno solo non è che mi sconvolge la vita. Quindi preferisco, visto gli altri eroi che ci sono a disposizione qua, aspettare Teti, aspettare Oceanus, che stanno in evidenza loro, o addirittura altri che magari possono essermi utile di più. Come per esempio un Ariel pure mi farebbe comodo, o un Poseidone pure mi farebbe comodo, onestamente. Però quelli che punto io in questa chiamata sono i due nuovi, alla fine, un po' come tutti. Oceanus e Teti, che sono i due che mi cambierebbero effettivamente la vita. O giù di lì. Anche Tarlac mi andrebbe bene, onestamente, però non lo vado a ricercare perché ormai il titano è opzionale per me. Per me. Quindi aspetterò. Però più che gli eroi della seconda stagione in evidenza, io aspetto gli eroi del mese decenti in evidenza. Perché se io mi vado a prendere una Selidana che non me ne farei niente né ora né mai, o mi vado a prendere un Russell che effettivamente fa poco e nulla, non mi conviene. Ho saltato un paio di volte che c'erano eroi del mese che io già c'avevo, quindi ho evitato. Però aspetterò più che altro gli eroi del mese decenti. Poi, se effettivamente ci saranno anche degli eroi di Atlantide interessanti, allora sì, ma non Mokkar. Non so se mi spiego. Che per quanto voglia utilizzarlo al massimo, perché comunque potrebbe essere un eroe che nelle mie corde ci sta, Mokkar, visto che gioco ancora di mono. Quindi andrebbe molto bene le mie corde, però ragazzi, cioè, a parte che i viola sto messo bene per giocare di mono, mi servirebbe qualcuno che faccia la differenza inizialmente, un rapido per esempio che mi faccia la differenza, o un medio che è nettamente più forte rispetto agli altri, ma non vado a ricercare un Mokkar per dire. Poi se lo becco uno ci pensa pure, ma come ricerca no. Oceanus, ho usato il mondo ma nulla per beccarlo. Ragazzi, ma le chiamate sono quelle che sono, già lo sapete.
Effettivamente non so perché i 3 stelle mancano 3 o 4 3 stelle senza costume, non so perché non l'hanno messi ancora. Potrebbero essere utili se mettessero dei costumi che siano decenti. Perché i 3 stelle e 4 stelle con i costumi decenti già sono più fattibili da avere rispetto a un 5 stelle. Poi considerate che Atlantide purtroppo io l'ho finito. Ho finito tutto, quindi non ci saranno più monete praticamente di Atlantide pescabili a meno che non vai a prendere il draghetto. E quindi ci penso un bel po' prima di fare la chiamata. Onestamente. Quindi se non c'è proprio effettivamente una straconvenienza la vedo dura. Io attualmente ho 4 chiamate, mi sa. Appena giusto 4 chiamate. Quindi se non ci sono eroi che effettivamente mi soddisfano in evidenza, difficilmente la farò. Vi dico. Poi, analizzando questi eroi qui, per quanto sia utile, mi sandra, per carità. Però, gli altri 3. Lasciamo stare. Poi considerate che Oceanus e Teti difficilmente le metteranno in evidenza, vi dico pure. Perché comunque, nonostante l'uscita dei costumi, secondo me sono ancora quelli che attirano di più. E quindi, secondo me, aspetteranno un bel po' prima di metterli in evidenza. Oppure il prossimo mese ci sarà o Teti o Oceanus in evidenza, giusto perché mi hanno ascoltato. Allora, ragazzi, che vogliamo fare? Parliamo un po' di questi eroi, che non li vediamo da parecchio questi della seconda stagione, effettivamente, a parte qualche costume visto ultimamente. Per il resto non li vediamo da un po'. Quindi, come vi dissi già un po' di tempo fa, la mia idea è quella di rivedere un po' tutti gli eroi, perché sono cambiate tante cose, è inutile che ci giriamo intorno. Più passa il tempo, più cambiano le cose, perché introduzione di nuovi eroi, statistiche, mo abbiamo visto gli ultimi eroi inseriti con delle statistiche paurose, cioè che sono di 300, 400 addirittura in più rispetto a quelli vecchi, cioè è normale che cambia tutto. Quindi ogni tanto vanno rivisti, ora ce li rivediamo con calma, abbiamo finito di vedere la quarta stagione, ora ci rivediamo la seconda stagione, settimana prossima ci rivedremo la terza stagione, quasi sicuramente se non succede nulla ovviamente. E così almeno le stagioni ce le siamo tolte dalle scatole. Rimarrebbero la prima stagione, che quella, come ho detto all'inizio, tenderei ad aspettare un altro po', così da fare tutti i secondi costumi insieme. E poi mancherebbero un po' gli eventi che comunque li rivediamo appena escono. Come per esempio ora a fine settimana, da mercoledì, giovedì. Ora vediamo mercoledì o giovedì, facciamo una diretta sulla Torre della Magia. Perché gli eroi sono cambiati, sono entrati un sacco di eroi, l'ultima volta che è uscita non abbiamo fatto la diretta, quindi approfondiremo un bel po'. Sì, Duke, ciao, sono d'accordo con te, sono d'accordo assolutamente con te, che ormai sono rarissime le monete delle passate stagioni, però ci sta. Uno, chi inizia a giocare adesso e quindi comunque ha le monete, magari riesce pure a beccare un eroe e non sa nemmeno che cavolo fa quell'eroe, oppure si va a vedere la mia idea, che alla fine è quella, di quell'eroe, la mia analisi di quell'eroe che ha 2 anni, 3 anni, ed è molto diversa da quello che potrebbe essere adesso. Perché se io, appena uscita la seconda stagione, beccavo una Ursena, giusto sempre per fare l'esempio di Pimpi, che a Ursena non gli piace, non le piace. Ursena, quando è uscita la seconda stagione, era super mega galattica. Al giorno d'oggi potrebbe essere utile se non hai altri, visto la marea di viola che ci stanno. È lo stesso discorso che andiamo a fare ogni volta che riparliamo di un evento vecchio. Come per esempio l'ultimo che abbiamo visto, l'Impero delle Sabbie, in cui appena sono usciti quegli eroi, Yunnan era super mega galattico. Chi c'era più che era super mega galattico? Era il 4 stelle viola che era super mega galattico, ma lo stesso cavallo 3 stelle verde era assurdo quando è uscito, ma ora fanno tutti cagare, tutti, dal primo all'ultimo. Dal primo all'ultimo, perché purtroppo sono entrati nuovi eroi, sono uscite altre nuove, come dire, cose da fare.
Andiamo a prendere per esempio i tornei 3 stelle e 4 stelle con determinate caratteristiche, alcuni eroi, beh, quasi quasi lo alzo per quell'evento o per quel torneo. Mentre invece prima, merda, ciao, vattene a fanculo. O addirittura mi serve solo per giocare in mono. Adesso giocare in mono è veramente complicato. Veramente complicato giocare in mono. E quindi cambiano. Una volta mi serviva più il danno tessera, perché mi aiutava molto quando vai a giocare in mono in un determinato modo, perché riesci a resistere, perché fai più danno e quant'altro. Ora, anche se vai a mettere un eroe che ha tanto attacco come potrebbe essere un Isan, il 3 stelle verde dell'Impero delle Sabbie, serve a nulla. Serve a nulla, perché uno resiste poco, visto che ormai i 3 stelle che ci stanno sono pari quasi ai 4 stelle dell'inizio. E quindi cambia relativamente tutto, ed è per questo che uno li va a rivedere. Poi ci sta pure chi l'ha tenuti, gli eroi vecchi. Magari, che ne so, hanno beccato un eroe un determinato periodo in cui non alzavano nessuno, l'hanno tenuto là, soprattutto chi 5 stelle, capita questo. E ora dice, vabbè, quasi quasi lo alzo, andiamo a vedere che cazzo è sto eroe. Ed è successo, quando è stato ieri sera, mi sembra, in Alfa, da noi, in Alleanza, che qualcuno ha beccato, un player ha beccato Fog. E mi diceva, cazzo, sono stracontento perché ho visto la tua analisi di 2 anni fa, Fog era super mega galattico, 2 anni fa. Ne abbiamo parlato 3 giorni fa di Fog, e Fog fatto come la merda, perché comunque un cecchi non serve più a nulla al giorno d'oggi, per fare un esempio. Quindi ogni tanto vanno rivisti, per concludere. A Gafarro ho tolto gli emblemi, Isan sarà il prossimo. Sì, avevo emblemato pure Isan. Gafarro sì, ho tolto pure io gli emblemi, ho tolto... Non mi ricordo Gafarro che cavolo gli ho fatto. Infatti no, io sto solo gli emblemi, l'ho tenuto ancora, ma penso che farà una brutta fine. Farà una bruttissima fine. L'unico vantaggio di Gafar è che comunque sono ancora pochi 4 stelle, almeno quelli che ho io ovviamente, che sono veramente interessanti, e quindi comunque lo potresti utilizzare per la sua rapidità. Però ragazzi, 633 e 988 sono statistiche, non dico da 3 stelle, ma poco ci manca. Cioè... ci sono alcuni 3 stelle che hanno statistiche superiori a queste come resistenza. Quindi è tutto da vedere. O che fanno comunque cose molto più utili rispetto a Gafar. Che Gafar purtroppo alla fine è un cecchino. No dai, bruttissima fine, no dai. Ma siamo lì. Io Fog, giusto per farvi un esempio, no? Io Fog l'ho pescato... ho pescato, mi sa, un annetto fa oggi di lì. Eccolo qua. Alzato. Ma mai utilizzato. Lo utilizzo solo al titano. Solo al titano. Perché al momento non c'ho nessuno che mi supera gli 832. Solo lui me le supera, però li utilizzo tutti e due insieme. Loro due. Non c'ho nessuno che supera questo danno tessera. Ma solo per quello. Perché io ho comunque Evelyn che abbassa la difesa elementale, quindi non è che mi serve un altro che abbassa la difesa elementale del titano, ma lo uso solo per quello. Cioè, non, ma manco per sbaglio lo utilizzerei in prima squadra. Poi, per carità, dipende sempre dagli eroi che uno ha. Se non avete nessuno che toglie le magie benefiche, quello potrebbe essere utile, perché almeno a quello gliele toglie le magie benefiche. Ma parliamo di uno. Zoc purtroppo è medio che attacca uno. A me, cioè, io ho certi preconcetti che purtroppo, come dire, mi limitano l'utilizzo di determinati eroi. A me un medio che attacca uno solo mi dà proprio fastidio. Proprio fastidio. Cioè, io quando c'ho un rapido che è Cadine della prima stagione, che è una rapida che attacca tutti, e poi mi metti un Zoc che è un medio che attacca uno solo e non gli fa manco il danno del cecchino, lo vai ad utilizzare perché? Perché magari gli blocchi la speciale, o meglio, gli fai consumare la speciale, perché nel caso di Zoc, dandogli quel 50% di mana in più,
è un'ottima cosa, quindi gliela fai sprecare la speciale. Però, cavolo, bloccare uno solo quando la squadra avversaria ce n'ha tipo 5 che sono da bloccare è limitato, è limitato. No, io non lo farò, non lo utilizzerei mai col titano, mai Zoc, mai. Perché Zoc mi crea un fastidio col titano più che gli altri. Un po' come Miki col titano, a me mi dà un fastidio enorme, non so come tutti quanti, felicissimi usare Miki. Ma io preferisco che il titano mi faccia il suo attacco speciale e non l'attacco normale. L'attacco normale mi toglie 1500. Sì, ok, è uno solo, me ne toglie 1500, me lo uccide praticamente. L'attacco normale. L'attacco con la speciale magari non fa 1500, cioè in totale magari fa più di 1500, me ne toglie 500, 600, 700. Quindi preferisco quello, onestamente, rispetto all'attacco della speciale, cioè al saltare la speciale. Parlo per il danno destro, ma il danno destro lo può mettere in confronto con Fog, eh. Cioè, se vado ad emblemare Zoc, per il danno tessera, mi vado ad emblemare Fog per il danno tessera, eh. Partiamo da 821 contro quanto c'ha Zoc? 700 qualcosa? 739. Fog di base, Fog di base ne ha 832. Cioè, lo devi emblemare tutto Zoc per farlo arrivare a Fog di base. Quello è un altro discorso, Pimpi. Io non sto obiettando sul fatto di emblemare o non emblemare Zoc o utilizzare Fog, eh. Io Fog l'ho alzato perché nel momento in cui l'ho preso c'avevo in squadra ancora Lianna. E quindi Fog, Lianna base, quindi Fog era un passo avanti rispetto a Lianna. Ma già sapevo che da lì a poco non l'avrei più utilizzato. Ma dato che uno, non me ne fregava più di tanto perché il materiale ce l'ho da buttare. Due, ho detto mal che vada lo utilizzo comunque al titano, lo tengo lì. E infatti quello è la fine. Cioè quello è diventato. Non ci si fa niente. Purtroppo poi dipende sempre dal modo di giocare. Perché per carità, poi magari quando inizio a giocare, che ho voglia di iniziare a giocare di 3 più 2 o 3-1-1, quel cavolo sia, quando ci avrò degli eroi un po' più decenti da poter utilizzare, magari vado ad utilizzare di più Fog rispetto ad altri. Ma quello è semplicemente un caso che potrebbe succedere. Come per esempio una 3 più 2, Zoc lo utilizzi molto più, perché magari lo utilizzi nell'1, nel 3 più 1-1 o nel 3 più 2, nei 2 vai a utilizzare Zoc, che ti rende molto di più. Però io ripeto, per me Zoc il problema grosso è che è un medio. Uno dice, vabbè, lo velocizzi, riesce a recuperare la tessera, è un eroe che comunque ti blocca l'avversario. Sì, tutto corretto, per carità. Tutto è corretto. Però quando colpisci uno solo, purtroppo devi stare attento a tanti fattori. Il fattore più grosso è lanciarlo quando l'avversario già è a più del 50%, in modo tale che nel momento in cui lo colpisci lui si spreca la speciale. Perché se lo colpisci prima, corri il rischio che non lo fai caricare, oppure sei costretta a, come dire, a colpirlo per forza all'avversario per farlo caricare. Altrimenti gli hai fatto un regalo, semplicemente. O altrimenti lo devi, o se lo attacchi troppo tardi, è come se avessi sprecato quel 50% di mana che gli hai dato, perché magari si sarebbe comunque caricato senza senza quel 50%, e quindi sembra un po' sprecato. Poi ripeto, per un medio, cioè a quel punto preferisco un rapido, come per esempio preferisco Cadillan anche in attacco rispetto a Zoc, per assurdo, perché mi dà Cadillan col costume nella mia mono mi dà la possibilità di proteggere i miei eroi che non resistono tanto, nella fattispecie Camaleonte, perché con la schivata ovviamente, e quindi mi dà più possibilità di far caricare un Camaleonte dopo, che mi può cambiare tutto, senza considerare il fatto che Camaleonte
Evelyn, Marcel, quindi uno potenzia l'attacco e gli toglie tutte le magie benefiche. Evelyn abbassa la difesa contro contro i verdi. Marcel fa danno, perché lo uso dopo Evelyn, fa più danno e gli abbassa anche la difesa normale. Poi quando parte Catiline, per quanto sia basso il suo attacco, comunque fa male a quei tre. E quindi sostanzialmente tre sono già spacciati. Poi se riesco a far resistere Camaleonte più tempo, quando parte Camaleonte con le tessere vado meglio. Il problema è che le tessere è un fastidio. Almeno questo, ripeto, queste sono le mie idee di gioco. Poi per carità ci sono mille idee diverse che uno può sfruttare con gli eroi che ha a disposizione e quant'altro. Ma io sono straconvinto che un'idea base di questo gioco è quello, soprattutto nei raid, di avere a disposizione 2-3 eroi che una volta partiti tutti e tre, almeno un lato della squadra avversaria l'hanno buttata giù. Se non ci sono questi eroi, si va effettivamente in difficoltà. Che lo puoi fare e puoi riuscire a migliorare la situazione se tu giochi per esempio di mono col danno tessera. Se hai 3, 4, 7 tessere che riesci a lanciare, fai anche già un danno, già inizi a buttarne uno giù. Poi i 3 fanno il resto, ossia mandano giù gli altri 2 che sono rimasti vivi potenzialmente o anche di più. E quindi hai tutta una parte della scacchiera per buttare le tessere a vuoto e far ricaricare i tuoi. Il problema è che spesso e volentieri questo non succede, almeno nel mio caso, perché comunque uno non ho eroi spezzati, ho pochi eroi emblemati e gli avversari sono nettamente più forti rispetto ai miei eroi, nella stragrande maggioranza dei casi. Ed è quello che un po' mi blocca attualmente e che mi fa un po' scocciare in determinati fattori, perché purtroppo devo giocare tutto sulle mono. E che purtroppo le mie mono, se una volta riuscirono a resistere tanti turni, ora non riescono più. E quindi è cambiato tutto. Ed è per questo che mi lamento del fatto di non avere tanti eroi. Cioè che un eroe non mi cambia nulla. Per quanto possa essere interessante, non mi cambierebbe comunque nulla nella stragrande maggioranza dei casi. Se invece ho 4-5 eroi decenti, allora sì che cambia. Ed è molto difficile fare questa cosa se non spendi, come ho deciso io di non fare più. Hai ragione, io vorrei aprirmi tanto al 3+2, ma ultimamente è impensabile con il mio deck. Allora dipende sempre, Vega. Dipende sempre, perché allora ci sono molti, ma magari non è il tuo caso, per carità, però ci sono molti che si soffermano tanto e troppo sui 5 stelle e ragionano solo sui 5 stelle che hanno a disposizione. In realtà io personalmente non mi sono ancora messo effettivamente a ragionare di 3+2. Non mi sono messo a ragionare di 3+2 perché ho sempre la speranza di dover fare le amate e ho sempre meno tempo a disposizione per fare dei test. Perché onestamente apri il gioco, vedi tante cose da fare, ti metti a fare altro e non testi più come si dovrebbe. Un po' mi è passata la voglia, vi dico onestamente, di questo giochino, perché stanno facendo loro un giochino del cazzo, ossia far uscire sempre eroi nuovi, quindi magari ti concentri pure, ti soffermi pure a ragionare molto sui tuoi eroi, dopo una settimana tutti i tuoi ragionamenti vanno a puttane perché hanno fatto uscire tipo 10 eroi, perché in una settimana ormai escono 10 eroi che cambiano, stravolgono tutti. E quindi da un certo punto di vista io non mi sono mai messo a ragionare effettivamente sugli eroi che ho a disposizione se posso andare di 3+2. Ho iniziato però tutto questo discorso dicendo molti si soffermano sui 5 stelle. Perché questo? Perché ci sono talmente tanti 4 stelle in gioco attualmente che spesso e volentieri ci sono dei 4 stelle che, se emblemati e spezzati o addirittura ora doppio spezzati, possono diventare dei carri armati, delle cose mostruose. E molti li sottovalutano perché c'è un 4 stelle, cazzo me ne frega, mi vado ad alzare un mock car 5 stelle che magari mi può servire in un determinato
in un determinato modo. Io mo non mi ricordo la tua, tutto il tuo, la tua squadra, i tuoi eroi che hai a disposizione, però io sono straconvinto che anche nel mio caso, e parlo del mio caso personale anche, potrei riuscire a formare delle squadre 3 più 2 se mi impegnassi un po' di più a capire meglio come metterli insieme, come ho iniziato a fare quando ho iniziato a fare la mono. Perché quando io giocavo di mono all'inizio nessuno giocava di mono, però che succedeva? Succedeva che io spesso e volentieri subivo sconfitte assurde perché ancora non avevo, non ero riuscito a mettere insieme determinate squadre che duravano tanto. E lo stesso discorso si può fare con adesso la 3 più 2. Dato che però ora non mi ci concentro e penso che molti che di quelli che dicono la stessa cosa che dici tu, Vega, è anche quello la motivazione grossa, la stessa motivazione, che uno non si soffermano molto sugli eroi che hanno a disposizione, due, se si soffermano non hanno il tempo per o la voglia di mettere tutto insieme e tentare, ritentare ancora un'altra volta di riuscire a fare questo, riuscire a formare dei 3 più 2 decenti. Quindi il mio consiglio qual è sostanzialmente, lo dico anche a me perché pure io sono allo stesso punto, è quello di cercare quando si ha la possibilità e soprattutto se avete la voglia di provare e riprovare e riprovare e riprovare e riprovare svariate combinazioni, tenendo presente che ci sono anche i 4 stelle che al giorno d'oggi fanno veramente schifo. E io ve lo ripeto sempre, lo farò sempre questo esempio perché me lo sono ritrovato io stesso. Questo eroe del cazzo, si può dire cazzo, no? Kitty mi ha sconvolto perché praticamente è, l'ho spezzato appositamente perché è un eroe che mi ha cambiato da così a così tutto, tutta la mono viola. Per assurdo è un 4 fottuto stelle, c'ha delle pecche per carità, perché ci sono sicuramente eroi migliori, però nella fattispecie un eroe del genere mi salvo il culo in qualunque circostanza, in qualunque situazione. Però uno, lo devi iniziare a capire come funziona, due, devi metterlo in sinergia con altri eroi, 3, devi vedere tutte le cose negative che ha questo eroe che ti va a portare in squadra le cose negative, 4, devi vedere se effettivamente funziona. Perché per quanto possa essere super mega interessante una Kitty a prima vista, c'ha la sua passiva che è una passiva di merda nel suo caso. Di merda nel suo caso. Poi parliamo di un medio che comunque fa riflettere tutti i disturbi, ma se gli avversari non hanno i disturbi non serve un cavolo. Quindi è inutile magari aspettare. In altri casi invece bisogna aspettare. Se avete un, che ne so, un curatore rapido, là è da valutare. Non so nemmeno se ci sia un curatore rapido 4 stelle, ma per farvi degli esempi così, è tutto da valutare il pacchetto completo. Ma parliamo di un 4 stelle. Lo stesso ho provato a fare, perché comunque mi serviva, per esempio con la pecora. La pecora è bistrattata da destra a sinistra, che schifo, di qua, di là, bla 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 bla. Nel mio caso la pecora è super mega galattica. A me un 4 stelle rapido che mi cura del 40% e si carica sempre perché con la, in abbinamento con Gazzella che la protegge, cioè è super mega galattico. La pecora con Gazzella non la toglierò mai in questa squadra. A me non mi escono 7 eroi super mega performanti gialli, quello è un altro discorso, ma non lo cambierò mai la pecora. Un altro eroe che è che mi sta aiutando tanto, a parte Marcel che è abbastanza palese, vabbè, perché comunque non ho altri eroi decenti, è Cillian. Perché Cillian? Perché è un eroe che per carità è quasi lento, che in realtà non è lento, si velocizza abbastanza facilmente visto le sue passive, visto la sua speciale, quel che sia, ma fa un danno assurdo. 315% di danni a 3 è tanto. Quindi messo in sinergia con altri eroi è difficile poi trovare un eroe che vada meglio rispetto a lui. Poi per carità,
mi vai a beccare l'eroe del mese, che ha più statistiche ovviamente, è medio, quindi è più rapido, che fa 285%, non è lo stesso danno che va a fare, però in più fa altre cose. È normale che se beccassi Scar Gremar lo vado a sostituire immediatamente, però fin quando non c'ho lui e c'ho Silian, io Silian lo sfrutto quanto più possibile. Non so se sono stato chiaro, se ho parlato troppo, sicuramente come al solito, però questo è il mio pensiero, che molti comunque come me, ripeto, mi ci metto pure io dentro al discorso, non si sforzano a sfruttare al meglio i propri eroi, con la speranza, uno, di beccare eroi migliori, due, dicendo o pensando che i 5 stelle sono sempre migliori dei 4 stelle, o addirittura perché non hanno tempo o voglia di mettersi lì a provare ogni cavolo di volta. Perché la mono, ripeto, è la cosa più stupida da fare in questo gioco. Prendi i primi 5 eroi, li butti in squadra e vai di mono. Se ti escono le tessere, vinci sempre. Se non ti escono le tessere, perdi sempre. Questo è la mono, niente di più, niente di meno. Poi ci sta chi la mono l'ha strutturata fin dall'inizio in un determinato modo, e quindi magari riesce comunque a compensare la difficoltà di avere tessere o la mancanza di tessere con la propria resistenza o con la sinergia che si crea tra gli eroi inseriti insieme, e più o meno se la lotta. E c'è chi effettivamente si mette lì, si mette a studiare tra virgolette gli eroi, o meglio dire gli eroi che ha a disposizione, come utilizzarli al massimo, e non gioca più di mono. Perché al giorno d'oggi purtroppo le mono, a meno che non hai, che ne so, i migliori 5 eroi gialli e li devi mettere tutti perché sono tutti quanti forti comunque, come gira e rigiri, o che comunque hanno una sinergia tale da doverli mettere per forza insieme, è difficile ancor più di prima utilizzare la mono, o meglio andare bene di mono. Poi se qualcuno si accontenta di vincere quando ha tessere e perdere quando non le ha, quello è un altro discorso, e là la mono va benissimo. Ti alzi i primi 5 eroi che becchi e ciao. Poi, come ho sempre detto fin dall'inizio, per me la mono è la cosa più difficile da fare, perché bisogna avere determinati eroi messi in determinate condizioni per poter fare meglio. Ma oggi come oggi, ripeto, la mono non è tanto conveniente, perché ci sono eroi avversari, soprattutto in difesa, che in difesa si beccano solitamente gli eroi più forti del gioco, è inutile girarci intorno, sono nettamente più forti degli eroi che uno ha in mono, nettamente, e quindi non si può contrastare più, ed è questo che mi ha fatto scocciare di andare appresso a loro, e i loro eroi che escono ogni qualvolta e sempre più forti. Dirò la mia appena pubblicherò l'enciclopedia secondo Fudo. Quanto prima possibilmente, Fudo, perché se qua passa un altro po' di tempo, mi sa che l'enciclopedia la fa di un altro gioco, non di questo. Per come si sta andando la cosa. Ovviamente queste sono mie idee, non per queste condivisibili, non per queste applicabili da tutti. Ci sono tanti modi per poter giocare a questo gioco, è un gioco stupidissimo, quindi chiunque può giocare, chiunque può fare strutturare il suo gioco in un determinato modo senza tanti problemi, quindi ovviamente è un mio parere questo, come tutto. Ok, che dite? Parliamo un po' di questi eroi nuovi, per modo di dire. Io 3 più 2 non vinco quasi mai. Allora, quel discorso lì che facevo prima è rivolto anche a questo. Tu mi vieni a dire, ok, io di 3 più 2 non vinco mai, che poi è sempre da valutare il mai, perché se tu mi fai 10 attacchi di mono e ne vinci 5,
Ok, e poi mi fai 3 attacchi di 3 più 2 e ne vinci uno, dici cazzo, non vinco mai. In realtà hai vinto praticamente alla stessa maniera. L'unica differenza è che uno si è andato fino a 10 e l'altro si è fermato a 3. Magari i successivi 7 li avresti vinti tutti e 7. Prima cosa. Quindi una percentuale, un'idea del genere, secondo me, non è fattibile a meno che non ti metti là effettivamente ad affrontare sempre gli stessi avversari, sempre con eroi uguali, e allora mi viene a dire: ho fatto 100 attacchi su quello, l'ho perso tutte 100. Allora sì, ok, non va. Purtroppo non puoi, secondo me almeno, statisticamente provare che quella squadra non va, o meglio, quella soluzione, il 3 più 2 non va, rispetto a una mono. Non lo puoi mai provare, perché magari nella mono ti escono le tessere, vinci, nella 3 più 2 fai un po' più fatica anche avendo tessere, quindi, come dire, non li puoi mettere in confronto determinate cose. Poi c'è da dire che, oltre a questa cosa qui, tu devi testare gli eroi. Cioè, non è che oggi decido di iniziare a giocare di 3 più 2, domani mattina ho fatto tutte le squadre di 3 più 2 e sono sicuro che non mi funziona. No, io quando ho iniziato a giocare di mono ho cambiato 1500 eroi. Ho alzato poi successivamente gli eroi fatti appositamente per giocare in quella determinata mono, non alzando magari eroi che erano più performanti per altre caratteristiche, proprio perché volevo giocare in quel modo. E solo dopo aver fatto tutto sto macello di mono, più o meno me la sono cavata sempre. E lo stesso discorso si deve fare di 3 più 2. Non è che da oggi inizio, ragazzi, oggi inizio a giocare di 3 più 2. Prendo i miei eroi, li butto dentro la 3 più 2 e spero di vincere. No, non funzionerà mai così. Funzionerà alla stessa maniera di come la mono: prendi i primi 5 eroi che ti capitano, li butti dentro la mono e vinci. No. Puoi vincere solo quando ti escono le tessere. E la 3 più 2 è la stessa cosa, dovete ragionarci, fare dei progetti, fare di strutturare le squadre in modo tale che la 3 più 2 possa assolutamente darvi una mano in un determinato contesto. Perché poi dovete valutare sempre gli avversari che avete a disposizione, chi avete contro, chi avete a disposizione, chi potete cambiare, chi non potete cambiare, e così via. Non è una cosa, ripeto, dall'oggi al domani. Purtroppo si deve mettere là a testare, ritestare, riprovare. Magari vedete che quell'eroe va bene in quella determinata situazione, però secondo me quell'eroe che ho in panchina che non ho mai utilizzato forse potrebbe andare meglio. E facciamo, lo testiamo e vai e ritesti di nuovo anche con quella e bla bla bla. Con due o tre mie mono contro i mostri almeno il 50% di vincere, o la va o la spacca. Boh, ho fatto processo inverte da 3 più 2 a mono. Ma Duke, il problema mio non è tanto, come dire, questo discorso, perché io sono straconvinto che con la mono, fatta in un determinato modo ovviamente, si vincano più del 50% dei raid che si fanno. Il problema, ora come ora, qual è? È che nel momento in cui tu fai un raid e non hai tessere, e non hai le tessere che ti servono, non riesci a resistere abbastanza da poter riuscire ad avere tessere. Quindi cosa succede? Succede che tu inizi il raid in mono, se hai le tessere hai già vinto, se non hai tessere hai già perso. E quindi hai già sprecato l'attacco, ancora prima di poter verificare se va bene o va male. Perché fino a poco tempo fa, tu, se avevi una mono fatta in modo decente, potevi resistere anche 10, 12, 13 turni senza avere tessere o non averne tante di tessere. Ora questo non può succedere più, perché nel momento in cui tu non hai tessere, sei costretto a far caricare un avversario, qualunque esso sia l'avversario, ti mette molto in difficoltà la tua squadra. Ti faccio l'esempio classico con Aramis, perché è quello che rompe più le scatole. Aramis, se parte due volte, qualunque siano i tuoi eroi in mono, se non si sono caricati, difficilmente riesci a resistere. O difficilmente riesci a vincere quel raid. E lo stesso discorso vale per la maggior parte degli eroi che becchi in difesa, perché ripeto quello che ho detto prima: in difesa, ragazzi, si beccano i migliori eroi che ci sono in gioco. Pure io in difesa vado a mettere i miei migliori eroi.
Mentre in mono non è così. In mono ne puoi avere uno buono, in linea di massima. Poi gli altri sono sempre inferiori a quell'uno. Mentre invece in difesa è sempre l'eroe migliore messo in difesa. A meno che non c'è una sinergia particolare, a meno che bla 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 bla. Per questo io dico, per carità, se a te va bene vincere il 50% di raid e intossicarti, perché purtroppo per me capita, cioè nel senso che io quando non ho tester mi rompo proprio le scatole, perché non posso fare nulla. E quindi non c'è più quello sfizio di giocare a sto gioco, giocando in quel modo. Tu mi dici, ok, io almeno riesco a vincere il 50%, prima non riuscivo a vincere nemmeno quello. Ok, però ci può essere la soluzione a questo. Cioè c'è più resistenza rispetto per esempio a una mono in generale. Perché la mono purtroppo, ragazzi, non resiste, non può resistere più di una 3 più 2. E infatti mi intossico e mi dispiace, ma quello è il discorso. Io ora come ora sto avendo questa difficoltà. Se non ho tessere, ho già perso. Se riesci a resistere, dici, vabbè, cazzo me ne frega, un gioco del cazzo, via. Ma io non riesco, e quindi per questo c'è qualcosa da cambiare. Devo almeno avere la possibilità che di, o meglio, di poter resistere e poter ribaltare quel determinato raid. E a giocare in mono non me lo permette più. Almeno a me, ripeto, almeno a me con i miei eroi, che sono eroi normalissimi, che hanno la maggior parte dei player praticamente. C'ho qualche eroe un po' più particolare che non hanno, però la maggior parte dei player, però siamo lì sostanzialmente. Delle squadre medie io, va, diciamo così. Con le 3 più 2 devi pensare di più sulle speciali e sugli avversari. Sì e no, Pimpi, sì e no. Sì e no. Perché ti faccio un esempio classico che ho visto utilizzandolo in una mono. Ok? La mia mono gialla. Ve la faccio vedere giusto per... Che non è una questione solo di pensare agli avversari. Ci sta che devi pensare agli avversari, per carità. Però in alcune circostanze non tanto. Se fai delle squadre che hanno una sinergia particolare o fatte bene. Va. Ti faccio l'esempio classico, ok? Io avevo in squadra in mono, invece di Ezet, c'avevo Drake Fong, ok? E utilizzavo Mist, Falen e Drake Fong, che sono tutti e tre rapidi e tutti e tre che attaccano tre, ok? A me quando partivano Mist, Drake e Falen e li buttavo su tutti e tre, sugli stessi tre, praticamente buttavo giù tre eroi, qualunque essi siano. Qualunque essi siano, tranquillamente. Il problema qual era? Che io per far caricare Mist, Falen e Drake devo avere almeno 8 tessere gialle. Per avere 8 tessere gialle io correvo il rischio, nella stragrande maggioranza dei casi, che morivano. Perché né Mist, né Drake, né Falen, vabbè Falen un po' di più, riescono a resistere più a più attacchi. Allora la mia unica speranza è che si carichi Gazzella. E allora sì, posso lottarmela. Però per caricare Gazzella ho bisogno di almeno 9 tessere. E siamo sempre lì con il problema grosso. Però nella fattispecie utilizzare 3 eroi come Mist, Falen e Drake, al di là di chi ci sia l'avversario, io 3 l'ho buttati giù. E se butto 3, poi ho lo spazio per buttare le tessere a vuoto. Quindi sì, tu devi concentrarti anche sugli avversari, ma se hai determinati eroi che ti permettono di buttare giù un lato intero, non hai bisogno degli altri. Cioè, o meglio, non hai bisogno né di vedere chi cazzo c'hai contro e né chi hai a tuo favore. E allora lì che cosa fai? Giochi con 3 eroi e gli altri 2 te li porti di supporto. Nel caso in cui non hai tessere, ti permettono di far resistere di più i tuoi eroi. Come nella fattispecie mi fa Gazzella, mettete un Gazzella di un altro colore per dire, e sarebbe ottimale come squadra. Se i 3 resistessero però. Non so se è stato chiaro il discorso, un po' troppi se ho detto, però... Spero che sia arrivato il messaggio della mia idea. Che con 3 eroi, per dire,
non c'è bisogno di andare a ragionare tanto, la 3 più 2, non c'è bisogno di andare a ragionare tanto sugli avversari, ma bisogna più creare una sinergia tra gli eroi che avete a disposizione. La sinergia in questo caso qual era? Mist che abbassa la difesa contro le speciali dei 3, più fagli un leggero danno e li rallenta. Falen che fa male, 330% ai 3, 920 di attacco, facevo un male cane, Drake finiva il discorso. In più io Drake lo utilizzavo come alle volte? Attaccando un avversario che da lì a poco sarebbe partito. Con l'accecamento mi poteva fare il mancato. Se quindi rimaneva qualcuno in vita, correva il rischio. Me la rischiavo, nel senso che avevo un vantaggio che mi potesse pure mancare il bersaglio. Però, ripeto, c'è poco da ragionare in questo caso. Chi è l'avversario? Perché quei 3 insieme possono buttare giù chiunque. Se si riesce a formare una 3 più 2 in cui 3, ed è quello l'obiettivo finale alla fine delle mono, che 3 riescono a buttare giù 3 avversari, voi siete a posto. La mono è completa. Poi c'è da i dettagli. Che ne so, l'avversario c'è il contrattacco, mi devo portare qualcuno che tolga prima il contrattacco prima di farli partire. E in quel caso mi torna utile un 1 o un 1 che magari curano e mi tolgono il contrattacco. O mi fanno subire meno danni e così via. Il discorso è chiaro, quello è ovvio, ma comunque mi stai parlando di accecamento e altro, e quindi di speciali. Al di là di questo, però tu mi hai detto, ti stavo rispondendo, al fatto che bisogna ragionare sugli eroi che affronti. In realtà no. In realtà no. Fino a un certo punto ci vai ad affrontare a quello. So se mi spiego, non è che tu devi passare la vita a studiarti i tuoi eroi per in base all'avversario che hai di fronte e quindi vai a cambiare ogni volta qualcuno. Tu devi avere una struttura base, come anche la mono funziona così, devi avere una struttura base e poi se hai un particolare eroe da affrontare allora magari lo affronti in un determinato modo, però c'è sempre l'alternativa. Anche ora che ci sta il doppio spezzalimite, che è il Deridi, parte immediatamente. Ragazzi, Deridi dura 4 turni. Voi in 4 turni siete sicuri di aver già lanciato le 7 tessere, le 8 tessere che avete per far caricare i vostri rapidi prima che il Deridi finisca? Cioè, secondo me no, vi dico. Poi ci sta il caso che magari uno deve aspettare un attimo, magari aspetto un turno e poi li lancio, ma quello è un altro discorso. Io ad esempio contro Alfriche con alcune squadre non riesco, ma stai parlando delle molto rapide? Perché se non parliamo di molto rapide, far partire Alfriche ce ne vuole. Senza considerare il fatto che ti può portare qualcuno che ti protegge, di un altro colore magari. E risolvi il problema di Alfrica. Alfrica è una molto lento, ragazzi. Che per carità si velocizza velocemente, quindi non parte con 12 tessere, parte con 11 facilmente, partirà... 12 sono i lenti, 14 arriverà sì a partire come i lenti in 12, ma in difesa ce ne vogliono almeno 20 tessere, 24 tessere da lanciargli. E vabbè, ma devi ragionare su questo, Pimpi. Non ho Faiez, non ce l'hai? Cioè, tutti non ho. Cioè, non ho, capito? Pure io ho tanti eroi che non ho. Però partire dal fatto non ho Faiez, non ce l'hai? Faiez è uno che ti protegge. Tu c'hai sicuro Wanda, che già ti protegge ed è molto rapida. Quindi 6 tessere praticamente rossa parte. Non può partire dopo Alfriche. Che cavolo ne so, un altro che ti protegge, non mi viene in mente nessuno che c'hai, ma ce ne sono una caterva che ti proteggono. È diventato comunque impossibile competere in qualsiasi modalità. Io faccio fatica a fare pulizia in very fast, calo un resuscitatore, sono la piaga totale. E Poseidone, Zoc, ma Zoc per bloccare lei, Poseidone per proteggerti. Quindi ce l'hai gli eroi, capito? Cioè, non mi viene a dire no, non ce li ho.
Io posso capire che ti trovi in difficoltà, per esempio, che ne so, se parte qualche medio, qualche rapido che ti blocca, allora sì, ti può dar fastidio, ma un molto lento come Alfrighe, e parlo sempre non nelle molto rapide, perché nelle molto rapide poi è tutto diverso, ovviamente. Ma un Alfrighe si può compiere, può essere bloccata, soprattutto se vai di 3 più 2. È là che sta il bello delle 3 più 2, è che tu puoi avere, magari, che ne so, nella mia monogialla non c'ho nessuno che toglie le abilità agli avversari, ok? E ci vado a mettere un altro colore, che ne so, un viola per dirti, che mi toglie le abilità agli avversari. È là che sta il bello del 3 più 2 ed è molto più semplice fare la 3 più 2 in modo sensato. Ci perdi il fatto che con le tessere fai meno danno, per carità, però ci guadagni che con la speciale ti dia un vantaggio in più, o puoi abbinare più eroi diversi. Poi è normale che, cioè, il discorso di prima è ovvio che tu non è che prendi i primi tre eroi e due eroi, li metti insieme e pretendi che le 3 più 2 vanno, cioè, comunque c'è da ragionare, su quello non c'è dubbio. Cioè, quello non è il dubbio. Ma nelle molto rapide è tutto diverso, ragazzi, eh. È molto rapide, è molto diverso. Perché è un ragionamento molto più complesso ed è molto più soggetto alla fortuna delle tessere. Perché purtroppo i molto rapidi, ragazzi, in 11 tessere, 12 tessere sono sicuri carichi. E tu in 11 tessere devi lanciare le tue tessere. Cioè, vuol dire che devi avere una tessera, il 50% delle tessere che lanci devono essere le tue. Ed è molto più difficile competere, è normale. Là c'è bisogno di sfruttare le cose diverse. Vi faccio un esempio. Se tu, per esempio, affronti un Alfrighe e hai bisogno di protezione nel momento in cui parte, io mi vado a usare Ursina. Noi discorsi questi ne abbiamo fatti già parecchie volte. Ursina è un 3 stelle del cavolo, che c'è il deridi. L'ho spezzato 2 volte. Perché Ursina è utile? Perché Ursina, anche se non è carica, anche se non è carica, ha il deridi attivo e in attacco lo puoi sfruttare a manetta. Parti, non hai tessere, fai caricare il prima possibile Alfrighe che ti spara tutto su Ursina. Però nel frattempo hai tolto le tessere dalle scatole e magari sono uscite anche le tue tessere e poi inizi a giocare. Ma questo è un caso a parte, è un caso a parte, Pimpi. Cioè, non confondiamo le cose, però. Cioè, tu mi stai parlando delle 3 più 2 usate nelle molto rapide, ed è molto diverso dalle 3 più 2 nel gioco normale. Nelle molto rapide capita una volta ogni 10 guerre o giù di lì. Ma non puoi prendere in considerazione solo quello come 3 più 2, perché quello, ripeto, è un caso a parte. Sono una modalità diversa di gioco dal normale. Io mi concentrerei più a giocare normalmente di 3 più 2 e poi di molto rapida. E io stavo facendo un discorso normale delle 3 più 2, non nel specifico nelle molto rapide. Perché le molto rapide sono un caso particolare, un po' come dice anche Duke. Duke dice: io faccio fatica a fare pulizia in very fast perché calo e risuscitato sono una piaga totale. Certo. Ma su quello non c'è dubbio. Ed infatti ogni volta che io consiglio o qualcuno mi chiede qualcosa nelle molto rapide, ragazzi, risuscitatore e calo, ma prima di chiunque altro, perché sono quelle che fanno più, danno molto più fastidio, quella gente lì. Poi ci sono possibilità, perché andarmi a prendere anche Ursina nelle molto rapide, ok? Che io la faccio partire o addirittura c'è il deridi appena parte, non me ne frega nulla degli avversari quando partono, perché tanto attaccheranno solo lei e quindi me la giostro su quella. A portarmi un Fayez, sto facendo sempre esempi di 3 stelle, sono assurdi, eh. Fayez, e parlo solo di molto rapide, Fayez è uno di quegli eroi che ti cura oltre gli HP massimi, ti dà l'immunità per 4 turni, 4 turni. Ok? E vi aumenta anche la difesa, tra l'altro.
Ma la cosa fondamentale è che c'è questa passiva. La passiva, quindi, oltre a proteggervi, se non avete fatto in tempo a proteggervi, rimuove l'ultimo disturbo annullabile a tutti gli alleati. Sì, ok, parte al 70%, quindi non parte sempre. Ma sapete benissimo che queste passive al 90% partono, altro che 70%. Può capitare una volta ogni morte di papa che non parte. E vi purifica al friche. E per assurdo, Faiez, se è stato colpito dal friche, e lo caricate e quindi sprecate l'attacco praticamente con l'attacco irrazionale, potrebbe partire il 70%. Il 70% vi purifica tutti gli alleati. Parliamo di un 3 stelle. Ok? È normale che va ragionato, e va ragionato ancora di più nelle molto rapide, perché vi danno più modo di giocare. O meglio, da un lato vi danno meno modo di giocare gli avversari, ma avete più gioco con i vostri eroi nelle molto rapide, perché sapete che con 6 tessere i vostri eroi sono carichi, e quindi sfruttate al meglio i vostri eroi dove potete. Ma ripeto, per carità, le molto rapide sono assolutamente difficilissime da giocare, perché gli avversari non vi danno la possibilità di caricarvi prima di loro. Al 90% parte sempre prima la speciale e poi partite voi. Quindi dovete avere eroi che vi, come dire, vi aiutano dopo. E non è semplice averli, per carità, però ci sono alcuni eroi che molti sottovalutano e non li sfruttate o non li prendete manco in considerazione. E là sta nel ragionamento, come per esempio nelle 3 più 2 normali. Il ragionamento sta tutto nel fatto che io mi devo fare la mia squadra. Poi è normale che devo ragionare anche sull'altra squadra, non è che la posso ignorare completamente, per carità. Però già so cosa mi serve. Se io ho 3 eroi, come ho fatto prima l'esempio, Drake, Fong e Mist, che mi buttano giù un lato, io ho bisogno solo di coprire le pecche o di coprirmi dalla squadra avversaria con gli altri 2 eroi che mi rimangono. Però se non riesco a formare quei 3, quel trio, vado in difficoltà sempre, cosa che attualmente io come ora non riesco a fare, perché purtroppo, per quanto siano interessanti, Mist e Drake non resistono, quindi c'è alto rischio che non partano prima degli avversari, e se non partono prima degli avversari non resistono sicuro, e quindi c'è da cambiare qualcosa. Ne abbiamo fatti tanti di esempi, perché Pimpi, dato che gioca con me in alleanza, lo sa gli esempi che facciamo di solito anche con Emiliano e compagnia cantante. Quindi ci stanno le possibilità di sfruttare 3, al di là del fatto di chi ci sta avversario. È quello che voglio dire. Se tu non parti da una base, che cioè una base solida di 3 eroi che ti fanno la differenza, parliamo di area fritta. Io gioco ancora di mono perché purtroppo non ho almeno 6-7 trii che mi possono cambiare tutto, che mi possono buttare giù l'avversario. E parlo di quelle normali, ripeto, perché ancora una volta ve lo dico, è molto rapide, prendetele sì, ma fino a un certo punto in considerazione. Io mi vado ad alzare un eroe lento per utilizzare nelle molto rapide, ci sta come ragionamento, però non è che fate lo stesso discorso del normale. Io per esempio, vi faccio un altro esempio della mia mono al momento, viola. Io se dovessi prendere 3 eroi viola e metterli nel trio che vi dicevo prima, nelle 3 più 2 o 3 1 1, io non c'ho 3 eroi che mi soddisfano. Non ce li ho. Perché avrei le piota che non metterei nei 3, ma metterei negli altri, ovviamente, perché è di supporto, perché mi dà una mano per per mettere da parte un eroe che mi dà fastidio o fare un buco, quindi le metterei lì da parte, le piota. Anna, Alfriche, lui, hanno troppa differenza tra di loro. Anna praticamente è molto rapido la prima volta che parte, quindi 6 tessere già carica. Ma quando la lancio non è che mi crea un vantaggio,
Mentre invece lui e Alfrighe sì, mi possono creare un vantaggio, però ne devo abbinare un altro là vicino. E abbinare un altro là vicino che è medio con un molto, molto, molto lento non è tanto semplice. Riuscire a metterli in condizione che partano tutti quanti insieme, che una volta che partono tutte e tre mi fanno dei buchi, anche perché con Alfrighe non lo puoi ragionare così, che purtroppo Alfrighe non colpisce quello che vuoi tu, colpisce a caso. Lui è ottimo perché toglie le magie benefiche, abbassa la difesa e fa un danno decente, quindi a fianco a lui, se ci mettessi una, che ne so, una killer, potrebbe fare i buchi. Però stiamo parlando di due medi e un molto rapido. A differenza ne passa. Senza considerare il fatto che killer o mi abbassa l'attacco o mi abbassa la difesa, mi frega sempre. Non è tanto semplice, nonostante ho degli eroi decenti viola, per carità, io non sto dicendo che i miei eroi viola facciano tutti schifo, ne ho decenti, però metterli tre solo mi viene difficile. Ho per esempio un altro eroe che va a contrastare Alfrighe, potrebbe essere la stessa Kitty, che mi protegge e addirittura riflette i disturbi, è tanta roba. Kitty, sto facendo esempi, i primi che mi vengono in mente, che per esempio Gazzella, allo stesso modo, che mi può proteggere, la stessa Grazul mi può proteggere, sì, dura solo due turni, però può essere, sono quegli eroi che possono contrastare Alfrighe. Mi pare che facciamo una diretta che parliamo di tutti questi eroi che potevano contrastare Alfrighe nelle molto rapide, se non mi sbaglio. Sì, sono cambiati, per carità, però io riesco meglio con il profilo piccolo, su grande mi trovo meglio di mono, eppure ho degli eroi belli. Ma perché secondo me, lo stesso discorso che facevamo prima con Vega, è perché c'è poca voglia di impegnarti a vedere come poter modificare, perché la mono mi riesce bene, qualche volta perdo, amen, però nella stragrande maggioranza dei casi vinco, e quindi non ti viene voglia di cambiare, perché diciamo mi devo mettere là, studiare, non studiare, cambiare questo, cambiare quell'altro. Che ne so, ho alzato un eroe che in mono diventa devastante, in 3 più 2 non serve un cavolo, che faccio, lo butto lì, non lo utilizzo più, e quindi siamo sempre lì. Ripeto, mi ci metto pure io dentro, perché sono la stessa identica situazione io durante i raid di prova. Ma tu puoi provare fin quando vuoi, però deve essere concentrata, o meglio, quella deve essere la tua idea, non so se mi spiego. Se tu parti con la sensazione, non so se è meglio mono o 3 più 2, è inutile ragionarci, perché devo andare sempre di mono. Tu devi essere convinta, guarda, io a me non me ne frega un cazzo di giocare di mono, voglio giocare di 3 più 2, punto. E allora lì cambi. Altrimenti non cambierai mai, perché se a te va bene così, cioè nel senso che il 50% le vinco, in 3 più 2 non le vinco il 50%, perché all'inizio non le vincerai mai, non cambierai mai. È quello che vi sto dicendo, come la penso. E ripeto, è anche nel mio caso lo stesso discorso. Anche nel mio caso. Io quando ho iniziato a giocare di mono, e ve lo dico ancora una volta, nessuno giocava di mono. Per carità, non ho inventato niente, perché era una cosa che si andava col titano, quindi poi ho pensato di utilizzarla anche nei raid, quindi non è che ho inventato qualcosa. Ma quando ho iniziato a giocare di mono, nessuno giocava di mono ai tempi, ok? Però io ho insistito a giocare di mono, perché all'inizio ne perdevo tante. Poi c'era anche la botta di culo, perché alla fine con la mono, qualunque mono vai a mettere, se ti escono le tessere vinci, e quindi molte volte ti usciva anche il culo e via. Allora perché col profilo piccolo non è così? Uso le mono solo con la verde e le altre sono 3 più 2. Perché sei abituato a giocare già così. Poi magari non becchi gli stessi eroi che becchi di là, quindi di conseguenza si dà più margine di gioco. Avendo due profili, se non tre, ragazzi, il problema è anche quello. Avendo strutturato le squadre di mono in un profilo, andare a cambiare poi lo stile di gioco è molto più difficile, perché dici, vabbè, io ho l'altro profilo, già mi incarto perché ho due profili, tre profili, eroi di qua, eroi di là. Una volta che è strutturato quel profilo in quel modo, è molto più difficile andare a cambiare. Me lo penso.
meno penso, perché per me era già difficile a sapere che in un profilo avevo degli eroi, in un altro ne avevo un altro, e quindi quando andavo a giocare, quando andavo a scegliere gli eroi, erano diversi, e quindi già era difficile usare eroi diversi. Poi stili di gioco, perché se tu col profilo piccolo sei andato avanti a giocare di 3+2, quindi hai strutturato tutte le squadre di 3+2, mentre il profilo grande hai strutturato tutte le squadre per giocare di mono, andare a cambiare uno dei due è molto più complicato, perché vuol dire distruggere tutto quello che hai fatto finora e rifare da zero e ripensare da zero tutto, rialzare, magari andare ad alzare qualche eroe che finora lo utilizzavi o finora non utilizzavi, o viceversa prendere un eroe super mega figo, metterlo in panchina perché non lo utilizzi in quel modo, ed in più andare pure a perdere i raid. Dici, ma che cazzo me lo fa fare? Però nel lungo andare ti troverai meglio, quello è il discorso, perché purtroppo al giorno d'oggi, ripeto, resistere di mono è molto molto difficile, e se non resisti di mono, la mono la utilizzi solo per il danno tessera che vai a fare, e quindi tutto è basato sulle tessere. Ma se basi tutto sulle tessere, nel momento in cui non hai tessere, ciao raid, niente di più niente di meno. Ripeto, questa è la mia idea, poi ci saranno altri mille modi per giocare, altri mille modi di vedere il gioco. Ci stanno svariate squadre, svariati eroi che uno ha a disposizione, l'altro non ha a disposizione, quello c'ha quello c'ha quell'altro, e quindi cambiano tante idee e tanti modi di giocare. Questo, ripeto, era inizialmente il bello di questo gioco, che tu in base ai tuoi eroi potevi cambiare il tuo stile di gioco, potevi cambiare uno giocava in un modo, uno giocava in un altro, e te la potevi giocare. Oggi non è più così, perché purtroppo ci sono degli eroi nettamente superiori agli altri, quindi tu non puoi competere se non in un determinato modo. È il modo migliore attualmente per competere, se non hai a disposizione 1500 eroi, è quello di strutturare le squadre che abbiano più resistenza possibile, e quindi di 2/3 colori. Mo, ragazzi, multi, per carità, non lo pensiamo proprio, che facciano, riescano a resistere e fare male all'avversario allo stesso modo. E non è semplice, non è semplice, soprattutto se siete abituati di mono. Perché io vi dico un'altra cosa, io vi dico sempre non giocare di multi, ok? Multicolori, 5 colori diversi. Ma in realtà, se avessero i migliori eroi del gioco, probabilmente la miglior soluzione è giocare proprio di multi. Voi mettete, avete Aramis, avete, che ne so, Tinsel, avete Hathor, avete Jove, e avete, cazzo ne so, mettete un altro colore, un altro eroe a caso che in questo momento non mi viene super mega forte, probabilmente andare di multicolore così si vincono tutte praticamente. Però, cioè, capite che non tutti hanno tutti questi eroi per tutte le volte. Poi ci stanno pure, magari, che con 5 eroi qualcosa manca, che ne so, manca qualcuno che toglie le abilità agli avversari, magari manca qualcuno che toglie i servitori, magari manca qualcuno che purifica, allora tu devi per forza cambiare. Ma in realtà, alla fine, se ci pensate, se avete tutti gli eroi del gioco a disposizione, probabilmente né mono né 3+2, ma si andrebbe di multi. Ma solo chi ha tutti gli eroi super mega forti, tutti gli altri, è rischioso. Anche perché, se ci pensate, anche in difesa che mettete i migliori eroi, come li mettete? Mettete tutti multicolore, difficilmente andate con 2 colori, proprio perché è più faticoso per gli avversari affrontarli. L'unico modo con cui resisto quasi sicuro è Sabina C, Ludwig, Gosenk, Obakan C2 e Bastet. Beh, io ti dico una cosa, onestamente, con questa squadra. Se tu giocassi con Obakan, Bastet e Gosek, tu avresti 2 eroi rapidi, un lento, che puoi velocizzare abbastanza rapidamente almeno di una tessera, quindi 9 tessere. Con 9 tessere
butti giù almeno tre avversari. Invece di metterci Sabina C, ci va a mettere un curatore di un altro colore, che nel caso in cui non hai le tessere viola, ti butti quelle per farlo caricare. Ludwig è un po' particolare, perché è uno di quegli eroi che comunque non solo ti protegge, ma ti velocizza anche dopo, però è anche vero che è un altro lento. Quindi non è facile che uno prende e lo fa partire. Ma se ci mettessi un altro eroe che ha il Deridil, ma cosa ti cambia? Onestamente. Ti cambia il fatto di aver lanciato 10 tessere e buttato giù uno. Ma uno in più, uno in meno. Se giochi con più calma, ti interessa veramente? Sì, Ludwig, il vantaggio di lui, di Ludwig ovviamente è un vantaggio maggiore rispetto a tutti gli altri Deridi, per carità, perché oltre a Deridi dà anche la possibilità di caricare senza lanciare tessere quelli vicino. Però è anche vero che Ludwig parte dopo 12 tessere potenzialmente, si può velocizzare. Si può velocizzare, sì, ok, ma praticamente già sono partiti tutti, è già partito Bastet, è già partito Obakan. In più c'è da dire che Bastet ti protegge, quindi tu puoi far partire Bastet tranquillamente e aspettare. Ok, ti abbassa anche la difesa Bastet, vero? Sto dicendo una cazzata. Comunque, aspetti Obakan, perché Bastet e Obakan partono insieme, quindi già loro due fanno il loro. Con la passiva abbassa la difesa? Non abbassa la difesa Bastet? Fa solo la schivata? Vabbè, indipendente, quindi lasciamo stare il fatto dell'abbassamento di difesa. Ma già se parte Bastet e poi ti parte Obakan col secondo costume, già hai fatto un bel po' di danno. Già hai fatto un bel po' di danno. In più ti proteggi i tuoi e quindi dai il tempo anche a Gosek di partire. Poi è normale se riesci ad avvicinarli il più possibile, cioè nel senso che velocizzare Gosek per esempio con farlo partire con 9 tessere, anche se è abbastanza complicato farlo partire con 9 tessere, perché 10 poi comunque fai il passo oltre. Che poi manco con 10 parte, parte con 11, scusami. Può partire con 11 con la prima cosa, può partire con 10. Per esempio 10 vuol dire fare più di 3 tris. Quella è la pecca. C'è bisogno di velocizzare quel Gosek. Ma al di là di questo, anche se una volta che hai fatto partire Bastet ti protegge con la schivata. Quindi anche se cercano di colpirti, magari vanno a vuoto. E hai il tempo anche di far partire Gosek. Quando è partito Gosek, che cosa rimane? Onestamente, forse ti servirebbe qualcuno che abbassa la difesa, che abbassa la difesa là in mezzo. Ed è per questo che io dico, ragazzi, c'è da provare. Perché comunque allora Obakan col secondo costume, che poi in realtà forse Obakan è meglio col primo costume. Ora che taglia il mana il secondo. Ma se ti colpiscono, giusto? No, rigenera mana se ti colpiscono.
Mica lo toglie agli avversari il mana. Perché fa 260% di danni al bersaglio e ai nemici vicino. Quindi è un gran bel danno per essere un rapido. E in più dà il contrattacco agli alleati e ai vicini. Ma il contrattacco è solo 95%, però è anche vero che loro rigenerano una moderata quantità di mana. Una moderata quantità di mana è 0,80 per ogni contrattacco. Certo, se lo colpiscono più volte nello stesso turno cambia poco, però quello è il grosso vantaggio. In più è combattente. No, interessante. Cioè, interessante. No, meglio C2. Meglio il C2. Mo stavo ragionando perché non mi ricordo già più, madonna, sti eroi. Il secondo costume, Pimpi stavo parlando, il secondo costume attacca solo 3, però fa molto più danno, 260% ai 3 che colpisce, e poi attiva il contrattacco per se stesso e i suoi vicini, e questo contrattacco ogni volta che vengono colpiti si rigenerano mana. Sì, perché il primo attacca tutti, però fa poco danno rispetto per esempio a questo. Quello è lo svantaggio. Però un rapido che attacca tutti non è da sottovalutare. In realtà tu, ok, ti aiuta a resistere perché tu c'hai Ludwig, Duke. Sono d'accordo su quello, perché col doppio spezzalimite hai direttamente il Deridi. Però puoi utilizzare anche un altro eroe che dà il Deridi, di un altro colore, e ti cambia poco. Quello che voglio dire, perché in realtà Ludwig, ripeto, è ancora superiore. Però se tu vuoi giocare in un determinato modo, altrimenti devi pensare di giocare con Ludwig e altri due che fanno un male cane. Uno potrebbe essere Gosek, ok? E ti serve un altro che fa un male cane. Quello che fa Bastet non ti basta, servirebbe un altro che fa molto male. E allora a quel punto tu potresti giocare con Ludwig velocizzato, e però devi tenere in conto che devi arrivare almeno a 11 tessere, se non 12, da lanciare. Però una volta lanciato le 12 tessere puoi anche fermarti, puoi anche non uscire più una tessera, perché Ludwig si carica da solo e carica da solo i due vicini, quindi tu fai partire gli altri due nel giro di 2-3 turni e hai vinto linea di massimo. Questo è un esempio, ragazzi, ce ne possono essere milioni di esempi. Per questo io vi dico 3 più 2 è un attimino diverso, perché tu hai la possibilità di sfruttare al meglio i tuoi eroi, per quanto sia difficile farlo, perché è difficile se sei abituato di mono. Però è quello, cioè ora come ora, se uno vuole competere, un discorso che faceva anche prima Duke, uno se vuole competere al giorno d'oggi e non ha tutti gli eroi, ragazzi, è difficile farlo, soprattutto di mono. E ve lo dico per esperienza, perché lo sto provando io sulla mia pelle, che effettivamente affrontare i top è difficile. Affrontare i medi ancora ce la si cava. Ma appena inizi a utilizzare uno o due eroi che sono super mega forti, c'è poco da fare di mono. Poi dipende sempre ovviamente dalla mono che uno ha, perché poi se hai anche tu eroi molto performanti, molto forti, allora potresti anche giocartela. Però a quel punto forse è meglio di 3 più 2, secondo me. Poi uno deve un attimo ragionare. Comunque grazie per essere passato, Duke. È tutta colpa mia. Ti è piaciuto smintarmi tutte le idee? No, vabbè, ma allora, quando sono discorsi che hanno senso, allora uno ci può perdere tempo comunque a discuterne. Mi piace farlo. Poi se sono discorsi senza senso, tanto per, buttati lì, non ha senso, appunto. Di quanti eroi? Parliamo dei 3 e dei 4 stelle di Atlantide. Domani parleremo dei 5, di tutti i 5 stelle di Atlantide. Quindi sono un po' di eroi, non so quanti ne sono, ma ne sono un po'. Per chi sta guardando questo video su YouTube, ragazzi, vi invito come sempre a seguirci anche sul canale Twitch, perché siamo in diretta praticamente tutti i giorni dalle ore 18. Siamo sempre qui, quindi andate a seguirci, che più siamo meglio è. Inoltre vi ricordo che abbiamo questo canale Telegram, Impara in Puzzle, IT, Enciclopedia Seconda Ante, ecco, dove potete trovare tutto quello che c'è da sapere su Impara in Puzzle, tutte le novità, tutto quello che succede, anche qui in diretta, in modo tale da non perdervi assolutamente nulla. Seguiteci anche qui.